Hunters, buongiorno! Come state? Scrivetelo nei commenti, tutto ok? Iniziamo questo nuovo episodio di Shenmue e andiamo subito al barbiere a farci tagliare i capelli. No! Ok. Tanti bei yen che entrano nel nostro conto. Allora, direttamente a Dobuita. Sì. No, dobbiamo dare da mangiare al gatto. No, lo dobbiamo prima comprare. Bravo, Shura. Ma tanto il barbiere è chiuso ancora. Quindi andiamo da Tomato. Sono tanti bei tomatini. Non so che significa, però ci stava. È ancora tutto chiuso, tutto chiuso, tutto chiuso. Ora pian piano aprono. Opla. Quello era il signore del ristorante. Ovviamente il combini è sempre aperto in Giappone, qualsiasi ora. 24 ore su 24. Oh, è cambiato. Prima c'era la ragazza, ora c'è il signore. Allora, compriamo. Compriamo questi, no, 500 yen. Allora, intanto compriamo uno di latte per la gatta. C'è forse il volume? Aspettate. C'è il volume della musica, forse più alto delle voci, vediamo. Mettiamo a 70. Si è salvato? No. Ora ha salvato, giusto? Sì. Ok. Allora, dobbiamo comprare anche i bastoncini di pesce. Ok. Facciamo anche un biglietto della lotteria. Da qua. Una cassetta che ci manca, però qualcosa di. Qualcosa di carino. Welcome to my channel. Ah, prendiamo le patatine Emilio. di nuovo. Welcome to my channel. Sai pure. E ticket. Tre, tre, abbiamo vinto, grande. E allora, questo che è? Allora, sono delle cassette musicali. Hang On, Space Harrier. Prendiamo Hang On. No, Space Harrier, che a noi ci piace tanto la colonna sonora. Ragazzi, abbiamo vinto, top! Ma che bello! Sugoi! Ok. Dai, ce lo facciamo un altro giro. Però prendiamo una cosa un po' più utile. Queste qua. Queste, se le trovo, me le compro pure io in collezione. C'è Shenhua. Esce Coreo. Ora spendiamo tutti i nostri yen.
Comunque, se non mi sbaglio, c'è anche. C'è sicuro perché ci giocava mio padre. Vediamo se abbiamo vinto. 4! Top! Che è? Giornata fortunata! No, grande fratello. Ah, però i pinguini. Allora, prendiamo Gold, Super Sonic. Giochiamo ancora, ancora. Questo è raro, eh? Raro, raro. C'è. Mio padre giocava nel gioco di Shenmue, mi pare che erano i Pachinko, forse le slot machine, non mi ricordo. Prendiamo un altro oggetto raro. Chocolate. Secondo me con questo non vinciamo. Oh, c'è Shenmue. C'è anche Siga scritto. Ah, bello, questo non me lo ricordavo. Vi lasciai Non so se è esclusiva PS4, ma penso di no, penso che c'era anche prima. Che poi loro cosa hanno fatto? Hanno preso le texture, le hanno fatte in HD, ma molte cose sono uguali. Ora dice no price. 5! Ma che ca... Il premio speciale! Ma che è? Una pallina! Gaccia gaccia? No, che schifo! Ma che è? Il timone! No, non mi piace! Ma che è? Mi ha dato! No, non ci siamo, non ci siamo! No, no, no! Ci dobbiamo vendicare! Ci dobbiamo vendicare. Facciamo, dai, facciamo un altro. Se vinciamo, vinciamo. Se non vinciamo, ci fermiamo. Questo è gioco d'azzardo. Azzardo. Rashai. Ma se. Ticket, please. No. No price. Niente, fermiamoci. Fermiamoci, basta. Sta diventando un gioco d'azzardo. Peccato, niente. L'abbiamo preso i bastoncini per il gatto? Sì. Vabbè. Usciamo, usciamo. Esci e poi ti fregano i soldini. Ok, dobbiamo andare dal barbiere di Siviglia. Ma che è? Sta piovendo, no? C'è un monte là dietro, visto? L'hanno messo apposta per non far vedere l'infinito. È oltre. Oh, dribbling di Atom. Sono qua sopra. Non so se ci fai entrare, vediamo. No. No, non sono qua. Questa è l'agenzia della Yakuza. Dicevo. Sono dall'altro lato dove c'è la moto. Ora dopo ve li faccio vedere. Oh, è aperto. Aperto. Open. Ticket, please. Ma oh, questo mi sembra troppo buono. Non è. Guarda lo specchio reale. Kazuki-san. Ah. いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探している不動産たち3棟の方々は、トリみんブレイなス。劉さんが父さんの紹介。中国人といっても、あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない？ああ、そうか。そのっかことそっは、か。80になる私の父です。戦前から横浜で商売していた。横浜ショップ。確はかい、ネにゴツヨ。父なら。風邪をこじらせて入院してサて、ルで。昨いネゴ日ツヨ、退院横した浜。頃なんですよ。食いろいろあって店を休んでしまって、もう大丈夫。ピンピンしてます。雀公園で久々に体であ、もス動ズメかせたんパじゃーないク。か。雀公園ぐるっとドブ板を一緒にええ。散歩して、いいリおストランでけ隣ちゃらのディエ宿ドロディに行ソーきバ。ます。ありがとうございます。オッケー。Quindi dobbiamo andare da Suzume. Suzume Park. Ma aspetta perché sto sentendo freddo. Watkins.
Ok. Allora andiamo da Suzume Park. Allora, no, no, no. Ogni tanto cammina in un modo strano, un po' strano, molto strano. Samuele R. Welcome. Ciao Samuele, benvenuto. Benvenuto sul canale dei pazzi. E volevo dire degli Hunters, i cacciatori. Ma i cacciatori che mangiano a Natale? Ah, riga dopo te, ma Suzume Park. Ciao, bello. Ciao Samuele, che mi racconti? Come si va? Ano. Ancora c'è il volume alto. Questo qua secondo me è un difetto della conversione da Dreamcast a PlayStation 4. C'è il volume delle voci basso. Questo tipo che cos'è? Vediamo, aspetta. Questo è... non capisco che cos'è questo. Però l'FX... sicuramente questi sono gli effetti. Sì. Allora, gli effetti mettiamo a 95. No, li mettiamo a 90 gli effetti. Ok. La musica la abbassiamo un altro pochino. La mettiamo... mettiamo a 55. Perché secondo me non si sente la voce. Vediamo. Non so se sono io sordo. Che ci racconti, Samuele? Ah, visto, lui sa tutta questa situazione dei Three Blades. A posto, assassini con i coltelli. Niente di che. Niente di che? Ma come? Io pensavo che mi dicevi, sai, oggi ho trovato 4 collector edition davanti a GameStop e me le sono portate. Invece niente. Questo Natale che fai? Lo passi in famiglia oppure... con gli amici? Hirogu! Tu cosa dici di bello? Io niente di che. Stiamo giocando nel periodo natalizio a Shenmue. Poi si studia, si lavora. C'è il museo, tante cose. Tante cose. Per ora non si viaggia perché già abbiamo viaggiato. Tra poco parti per il lavoro? Ho capito, quindi sei proprio carico, immagino. Sto stress. Uno si stressa, no? Allora. Allora, vediamo un po' che informazioni abbiamo. Visto? Landi, market cinese. Organizzazione cinese, mafia. No, ci dissociamo. Ma Shanghai Import dobbiamo andare. Ok. Shanghai Import è il negozio di antichità. Il negozio dovrebbe essere quello là delle cose usate. Vediamo. C'è Tom che balla tutto il giorno. Allora ce n'è uno qua. E questo qua però non è quello. Quello è quello dall'altro lato. Però intanto andiamo in questo. Perché è tanto che non ci vengo, quindi vediamo un po'. Il signore è cinese. Visto che queste sono le mosse, si possono acquistare. Acquisti lo scroll e poi lo impari lì nel parcheggio.
Poi li compriamo, poi li compriamo. E mi ricordo che uno di questi qua, se lo prendevi e lo giravi, c'era tipo un messaggio, mi pare. Non so se è quello, no. Forse è questo che si apriva. No. Vediamo se è questo qua. C'era una cosa all'interno, mi ricordo. No. Non so se mi ricordo male, però era qua. Ma forse solamente nel momento in cui lui poi cerca una cosa. Però ovviamente non ve lo dico se non lo sapete. Konnichiwa. Ojicha. Ah, andate a comprare la torta. Quindi non lo sa. Ah. Ok, va bene, va. Dobbiamo andare nell'altro negozio. Qua sicuramente non lo troviamo. Andiamo nell'altro. Vediamo un po'. Ah. Qua siamo. I like a dragon. Oi. Chotto mate. Oh, attenzione, attenzione. Bel sistema di combattimento che a me faceva impazzire. Ovviamente lo trovate anche in Die Hard Arcade, quindi Dynamite Deca per Saturn Arcade, pure ovviamente in sala giochi, ma non si trova più. C'era proprio questo sistema di schivare gli attacchi con l'analogico, comunque con il joystick. E poi premere i tasti. Era veramente bellissimo come sistema. A me piaceva impazzire. Però ormai queste cose si sono perse. I ragazzi di oggi, Fortnite, eccetera eccetera. Ma è chiuso perché? Me lo dà chiuso. A me risulta open però. E quindi no. Allora, Shanghai Import, market cinese. E questo che diceva? Questo è Russian, no? Però è cinese uno. China Shop. Infatti. Mo vediamo. Chiediamo informazioni in giro. Vediamo che ne pensa. Ah, dobbiamo andare di notte nei Sailor. Il bar, quello là nascosto là dietro. Ah, vediamo che dice Arasaki. Arasaki. Vabbè, allora, Arasaki dice di andare nei Sailors notturni. Sarebbero i bar notturni che aprono dopo le 8. E tra questi c'è ovviamente lui, il Yokosuka Bar. E anche Nana Karaoke, ok. Questo qua è sempre chiuso. Questo secondo me lo volevano completare, quello là. Poi non l'hanno mai completato. Chissà che c'era là dentro. Tipo Toon, cartoni animati, tipo. Boh. Oh, lui si occupa delle moto. Ok. Qua c'è Linda, qua c'è una bella musichetta quando entri. E c'è anche una bella ragazza, sinceramente. Allora, vi faccio vedere le slot. Nel frattempo penso che è aperto, no? Sì, vi faccio vedere le slot. Le slottine.
Qua mi ricordo mio padre fissato con queste slot, ci giocava ogni giorno, che si vinceva tantissimo. Poi nel gioco ovviamente potevi comprarti di tutto. Ok, bella slottina, c'è la signorina che ti cambia i soldini. Ok, bet, eccetera, eccetera. Bellino, bellino. Musichette a tema. Bello l'impatto, entri, esci, cambia musica. Per l'epoca queste cose erano delle cose nuove. Poi man mano ovviamente sono diventate cose vecchie. ガキが来るところじゃねえ。帰りな。Ecco, qua non possiamo venire perché giustamente questo dice che è il territorio suo, noi siamo bambini, però noi ci torneremo. Appena fa buio, appena fa buio, ci facciamo tutti i locali e poi veniamo qua. Questo che era? Non mi ricordo. Ah, il Vedi Mahjong. meglio. Welcome to my Oh, c'è jungle. Benny Mello. Benvenuto, Danny すいMello. ません。いらっしゃい、服部さん。何だい？Vediamo Hattori-san che dice.船員？船員？夕方うろついているようアンケでルすイが、メそうディです。なんなら、アムラの悪ガキに聞いタてみムろ、ラ靴屋さんの。ええ、この辺の番長イだっロたカリら、ゲング何メディかわくそうです。タンディありがベイとうごビざいデます。ィオ。Allora, questi sono cinesi, però ci possiamo provare. Vediamo che ci dice, se ci dà qualche spunto. Che bello. Però già ci avevamo, eravamo andati qua e ci avevamo pure parlato con Tao-san.船員を探してる。ペンギン？なあ、そうあるね。そうですか。Ah, questo pare ごmurato. めんよ。いえ。Madonna, che nebbia che c'è qua dentro. Ma che c'è là sotto? Manga, cosa? Pazzesco. Ci sono i manga, i manga. I manga. Qua c'è il farmacista, sembra avanti alla porta. Ma lui è là dentro, ha 2 metri quadrati di locale. すいません、Neanche la sedia c'è. なんだい？船員？Sei? 酔っ払って店の前です。うるす。だから俺は、はあ。まだ何か用か？いえ、じゃあ、E座mi りsa ましけょう。そqualcuno のsi è 釣りpure の時間。raffreddato. 失礼します。Qualcuno che non so chi sia. Sto tizio. Chi può essere? Ah, c'è il motociclista. Questo che vende? Ravioli Welcome cinesi? to my channel. Welcome to my channel. Sleeping! Welcome! すいません。えい。My friend. いえ。聞きたい。船員が夕方にセイはン見かけるけどよ。そうですか。野村さん。ガ。おお、ロモーラさんね、ちゃ。ロサ野村さん、船員が集まると、船員なら夜中にサクラガオ桜ガ。の丘公園で騒いでるディんだ。ノッテ。ドブ板で酔っ払った連中がふらふら来てるんだ。そうですか。船員が公園に。そうだな。俺も寝てっからよくわかんない。一度、うるせえって怒鳴って、Ok, 朝見たら退dobbiamo 屈してる girare んper です。forza di notte perché ああ。tra parco e locali in pratica solo di notte li becchiamo questi qua. Quindi aspettiamo che fa buio e poi partiamo all'arrembaggio. Quindi alla grande. Ma una cochina per vedere se troviamo l'edizione limitata di Shenhua. Magari Jet Soda mi pare che era. Mi pare che era Jet Soda quello che usciva l'edizione limitata. Sì, dobbiamo provarle tutte poi. Perché sicuramente uscirà la lattina misteriosa. Che faccia. Era forte, vero? Immagino. Sgasata al massimo dal 90. Ma sgasatissima proprio. Vabbè, vediamo un'altra per vedere se becchiamo la lattina. Vediamo Jet Soda.
E ti spariamo tutti i nostri yen, dai! Donna, donna, dammi i soldini che mi risparo nella macchinetta. No, non ce l'ha data. Proviamo l'ultima volta e poi basta. Oggi abbiamo fatto gli spendaccioni. Ora pure io mi metto il cerotto qua a Natale. L'ultima, eh? E poi basta. Stavolta ci pigliamo il caffè. Vediamo se esce con il caffè. No, non esce. Va a fangulo. Quando ci vuo, ci vuo. Niente. Lui beve. Fra poco short. Fai gli shorts su YouTube. Che avete capito? Allora, che è rimasto? È rimasto Bar Night. Andiamo in sala. Andiamo in sala giochi. Ci spariamo un videogioco. Bello, un bel videogiochino. E poi aspettiamo che fa buio. Il nostro bel amico Tom. Ma che chiacchierata. Sing! Yoppolato! Attenzione, Yakuza! Yokata! Ah, proviamo la cassettina nuova che ci siamo. No! Che bella! Questa l'abbiamo vinta! L'abbiamo vinta alla lotteria del combini! Ma è bellissimo! Visto a sinistra in basso c'è il livello. Il livello della batteria, perché le batterie si possono acquistare al combini. Quindi acquisti le batterie al combini per farle funzionare. Anche perché noi, se non mi sbaglio, dobbiamo avere. Ecco, abbiamo la nostra radiolina, che mettendo le cassette, la stessa cosa, possiamo ascoltarle in qualsiasi momento del gioco. E soprattutto, no, non si può fare. Stavo scherzando. Era bello se potevi camminare con le tue canzoni, ma non lo puoi fare. Però io possiamo andare a sballare la musica all'interno della sala. Andiamo in sala giochi, e dopo ci spariamo le palline a gaccia, vediamo che Sonic prendiamo. Allora, qua tipo, senza tipo, ma qua, io mi ricordo che si poteva cambiare la musica, non si può fare più? Ah, forse me lo sono immaginato, no, si può fare, si può fare. Sì, si può fare. Play. Puoi mettere la musica e ovviamente ravvivare l'ambiente, visto che l'ambiente è abbastanza freddo. Freddino. Allora, possiamo scegliere tra diverse musiche. Flower Girl, Liquor. Questa è bella, questa è bella. No, ma che stiamo vedendo? Ma quale Fortnite, ragazzi? Ma che Fortnite? Bellissimo. Ah, ci sta un bel whiskietto con il ghiaccio. Top. Ci facciamo una partita hang-on? Dai, ci spariamo un bel hang-on. Itai. Visto? Così lo vedete il cabinato, però ora lo giochiamo. Comunque prossimamente vi farò fare un tour della mia sala giochi, quella personale nella vita reale, che è dall'altro lato. Dall'altro lato dello studio. E sto sistemando e allestendo ancora meglio per essere più figa, più Japanese. 100 yen, ok. Facciamo un giro da 100. Madonna. Ma che è? Musica? È tanto che non ci gioco, ma poi con il pad di PS5 voglio dire. Ragazzi, questo gioco su Sega Master System e in sala giochi era qualcosa di fenomenale.
Anche qua si difende bene, devo dire. L'altra volta l'abbiamo trovato in Yakuza. Like a Dragon. Gaiden. Poi la musica era fenomenale. Te lo ricordi? Che abbiamo tirato una sgommata. Non ci arriviamo con il tempo, mi sa. Abbiamo frenato troppo. Sono fuori allenamento. Poi il pad di PS5 è proprio sensibilissimo. In curva, in curva, in curva! No! Vaffan! Niente, abbiamo perso. Non ci voleva. Abbiamo preso una macchia d'olio, che era? Hai preso il muro, fratellino. Ora qua si riempie di alberi, cose, diventa sempre più difficile. Niente, abbiamo finito. Siamo arrivati al 1, 2, al terzo. Ok. E così vi ho fatto vedere anche questo gioco storico, quindi la storia della sala giochi. E siccome ancora è presto, un altro gioco ce lo facciamo. Ci spariamo questo qua. Allora, questo gioco qua è stato inventato appositamente per, ovviamente, il gioco stesso. Per allenarti con i riflessi. Come on, fighter! Madonna, ma chi era? Chi ha gridato? Questo è bellissimo. Questo poi ti indrippi, diventi fan assoluto. Ok. Inizia lento e poi va veloce. Uno, due, tre. Ok. Già lo sento che comincia a stancare. Ecco, visto? Basta un secondo, non si arriva più. Ora si mischia tutto. Ready, go! Ah, no! Final try! Ready, go! Una volta ero fortissimo questo gioco. Se ci giocavo tutti i giorni. Dai, ci alleneremo. Supereremo il nostro record. Ah! Vaffanculo. Ma ha fregato quello al centro, perché ce n'è stato uno proprio a millesimo di secondo. Va bene, dai. Ok, va bene, dai, il nostro giretto in sala ce lo siamo fatti. Ora ci spariamo in gaccia a gaccia all'ingresso. Nel frattempo sta facendo buio, quindi si sta avvicinando il nostro momento. Ci spariamo due gaccia. Vediamo che pigliamo. Dai, buttiamo 200 yen, dai. Kattemiruka. Che abbiamo preso? Jaggi di nuovo? Ah, Jaggi cibi, bellissimo. Bello questo qua. Questo ci mancava nella nostra collezione. Kids Jaggi.
2, quindi è la seconda versione. Ci sarà un altro. Dai, riproviamo. Pigliamo Akira, Akira. Di nuovo Jackie? Prima versione, scommetto. Prima versione. Ok. Il nostro Jackie. Basta, cambiamo distributore. Facciamo gli appari, facciamo l'altro. Questo è un misto di cose Sega e non. Cioè, un mischiume di cose. Penso saranno tutti personaggi e oggetti, diciamo, che provengono dai videogiochi Sega. Infatti abbiamo preso una cazzata. Una cazzatina. Non mi ricordo neanche che cos'è, sinceramente. Boh. Aida 2. Non mi dice niente. Forse è qualche gioco spaziale. Qualche cubetto. Boh. Non lo so. Dovremmo verificare. Questo chi è? Sonic? Un tasto. Credo che è il tasto del Saturn, credo. Tasto B. Infatti. Forse del Mega Drive. Molto spaziato, Luca. Vediamo se prendiamo Knights. Che? Rosso? Ma che è? Ma che mi ha dato? No. No, il peso. Ah, riproviamo. Riproviamo perché ancora non abbiamo preso niente. Abbiamo preso A. No, Y. Ma questi sono i tasti del Dreamcast, quindi. Perché sì, quindi B era Dreamcast. Sì, 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 vero. Certo, giustamente. Anche perché Mega Drive ce l'ha scuri. Master System ovviamente no. Però il Saturn. Boh, comunque sono Dreamcast 100%. Questo che è? Ah, questo non mi ricordo, ma era un gioco. Mi pare un gioco per Master System. Getto Opa. No, forse è Saturn questo. Boh. Non me lo ricordo. Un cubo. Mi sa che le cose buone non si trovano. Uguale a quello di prima. No, de nuovo. Riproviamo, dai. Dai, l'ultima. L'ultima perché diventa una droga. Poi stai sempre là tutto il giorno a cliccare. A mettere soldini. I yen. Che è? Uguale a quello di prima? No, ma che ci ha dato? No, ma è una truffa sto distributore. E intanto la collezione, il full del pacchetto. Ci sono anche ste porcate. Cioè cose un po' meno interessanti. Però ci sta, ci sta. Ok, che abbiamo? Abbiamo comprato solo questo, no? È collezione, questa qua. Ok. Quelli là ce l'avevamo già. Non so perché. Ma forse questi qua fanno parte del DLC che io avevo quando ho acquistato il gioco. Questi abbiamo presi noi. Ok. E quello l'abbiamo vinto ieri, se non mi sbaglio. Questo qua era raro, l'abbiamo preso con la lotteria. Poi ci sono le cassette. Delle cassette ce ne sono tantissime. E poi ci sono gli scroll. Gli scroll sono le mosse per poter avere, diciamo, qualche tecnica in più. Che tecnica segreta. Allora, vediamo se iniziano ad aprire. Tanto. Ah no. Sei loro. So desca. Ok, e questo chi era? Russian? Forse la signora è tornata. Vediamo se è tornata la signora. Mi pare gli deve far decifrare la lettera, se non mi sbaglio. Non mi sto ricordando bene, ma c'entra lei. Ma forse la lettera ancora è presto. Non c'è la signora, ancora c'è la bambina, quindi ci andiamo? Poi lo pigliamo uno scroll. Iniziamo a scrollare. Cioè,
ad imparare qualche tecnica. Perché nel parcheggio ti puoi allenare comunque e sbloccarle le tecniche, quindi poi utilizzarle per combattere, che più avanti si combatterà. Anche tanto, specialmente nella fine, nella parte finale. Soka. Ok. Ancora però non è scesa bene bene la sera, perché loro aprono in tarda serata, quindi facciamo qualche altra cosa, vediamo se nella lotteria possiamo vincere qualche altra cosa. E poi però quelli della lotteria sono solamente questi, quindi mi pare batteria no. Vediamo la torcia se fa parte della lotteria. Dobbiamo vincere i giochi del Saturn, non abbiamo nessun gioco per il nostro Saturn che ci aspetta a casa di Rio ovviamente, ma anche a casa nostra. Mi pare che il Saturn è proprio lì esposto, non lo vedete, ma è lì. Arigato gozaimasu. No, vedi? E allora dobbiamo prendere qualcosa di queste, credo. Quelle del piano di sopra per partecipare alla lotteria. Lasciai, ma se infatti. Allora, 3, 2, 1, clicchiamo. No price. 5, grande, 5. Ora ce lo dà lui a caso, il quinto è random. Nakamura, vediamo che c'è all'interno. Una cagata, che c'è? Vabbè, dai. Il furgoncino. Per gli amici di Hot Wheels, collezionisti, vediamo qualche altra cosa. Questa ce l'abbiamo, questa no. Continuiamo la nostra collezione, ma nel frattempo ci spariamo le lotterie. Coreo. Allora, uno, due, tre. No price. No! Ah! Ti ammazziamo stasera. Ti si ammazza se continui a non darci i price. Vediamo che si vince ora. Ora lo facciamo subito. Ok, vediamo. Price, price. No! No price. Ma che è? Vogliamo il price. Dai, l'ultima cassettina. Ce la spariamo. E poi basta. Poi usciamo da qua dentro. Ticket, please. Lasciai, ma se. Chi è? Welcome to my channel. C'è dis. Allora, 1, 2, 3. No, nessun premio. Niente, niente, non ci vengo più qua dentro. Niente, mi ha fatto seccare. Ora andiamo dalla signora a comprare le cose, dalla vecchietta. Da Oba-chan. Allora. Guarda questo, vado, stacca, va. Sta cadendo, oh. Aiutatelo, aiutatelo. Signorina, ma lei a quest'ora che fa? Sta tornando dal lavoro forse. Anche questo, oh. Guarda come fa. Ha bevuto, ma tanto. Ok, aperto locale, facciamoci un giro dei locali per avere le informazioni giuste. Investighiamo, investighiamo. Qua c'è la musichetta che avevo preso prima, visto? Oh, gli americani, gli americani. Spacchi tu? Vado. Qua comunque si può giocare se non mi sbaglio. Ah no. Ah no.
Tadashi c'è, non ci ha dato l'informazione? Ci ha detto di stare attenti. Niente, Tadashi non ci aiuta. Ah, signorina, posso passare io? Ok, grazie. Arigato gozaimasu. Questo chi è? Ah no. Signora aveva da fare e non la disturbiamo. Questa è la nostra canzone preferita. Oh, Ryoka. Qua c'è il karaoke, no? Ci ha offerto la cola, visto? Ci devi dare l'informazione, non la cola. Quindi dobbiamo andare a Itz Bar. No? MG Jets Bar. Ok. Dobbiamo andare in questi due. Guarda chi c'è. Akemi. Akemi-san top. Guarda i capelli come si muovono di Akemi. Che capelli, oh. E che decolte soprattutto. Ah, ma i porci. C'è anche l'uomo tigre, visto? Tageman. C'è il karaoke della siga. Perché la siga in realtà aveva fatto una donna per il karaoke. L'ha fatto anche per Dreamcast, che noi ovviamente al museo abbiamo. Là sopra c'è il tizio dei tatuaggi. Comunque ci rigiriamo tutti i bar, lo stesso. Anche se sappiamo qual è, ormai li guardiamo tutti. Questa è Nana Karaoke Bar. Il signore è Chinese. Oh, un arlocchino selvatico. Arlock, zitto. Nikatsu. Niente, la signora non ci aiuta. Qua è un metro quadrato. Manca l'aria. Sono le 8:23 nel gioco. In game. Qua che c'è? Bobby Pizza. Mi pare che non è. Dobbiamo andare da Linda. Da Linda, sì. Bene, io parto. Ciao, alla prossima. Ciao, buon lavoro, Samuele. Grazie che sei passato. Un abbraccio. Buona giornata. Non ci fa entrare, non sto? Ah, questa qua. Vuole cose. Cose vuole. Cose che noi non gli possiamo dare. Oh, il vecchietto che incontriamo in giro. Questo è quello pazzesco, tutto Bruce Lee. Ci fa parlare lui? Mi pare di no. Forse lui non parla, no? Non fa vela? No, non parla. Forse è l'unico che non parla? Ma vero? Ma non mio, mi ricordavo che parlava il tizio. Sì, si parla, parla. No. Questo qua. Kone. Questo non ci ha dato nessuna informations. Dobbiamo cercare gli altri locali. Locali un po' più oscuri.
notturni. Ecco già qua i tizi. Konoyar? No, non si dice. Non si dice Konoyaro. Il farmacista. Gli altri locali da quale lato erano? Erano tutti qua i locali. Io mi ricordo che erano tutti in questa strada. Ma sarà che qualcuno l'abbiamo saltato? Ah, è quello là sotto, certo. Ciotto, ciotto. Ok. Qua siamo. I tizi. Dokeo. What? Go home. Abbiamo spondati, bombardatus. Allora, questo è il bar e snack, che apre alle 19 e chiude alle 4. Ma fino alle 4 noi non possiamo girare. Mi pare che lui poi va a dormire. Che è sto bordello? Non me lo ricordavo sto bordello. Mi sa che non era partita qualche traccia. Madonna, che è Crazy Taxi? Senka. Ecco. Opa, voilà. Aduke. Shoryuke. Kabudan Katsuruke. Sonatori, devo andare da Charlie, quello dei tatuaggi, Charlie. Questi cartelli cinesi. American Boy. Black Leader Jacket. Quindi la giacca di pelle nera. Ora vai fuori e rompere più. Sei incazzato. Gli abbiamo distrutto il locale. Mi dispiace. Tu sei amico di Blanca. Pazienza. E qua non scesero più. Se n'è andato quello delle moto? C'è questa che cerca tutta la notte. Mamma mia, come cerca. Allora, se sale o se scende. La difficoltà di salire le scale in Shenmue. Allora, questo è Charlie. Apre però alle 14 e chiude alle 24. In teoria l'orario era giusto, cioè dovremmo arrivarci, però lui è particolare, se non prendi l'appuntamento non c'è. È come Midgar per appuntamento. Ma c'è il tizio che dorme, signora che è qui sa qualcosa? Ah, non ci dà mai niente questo. Chiediamo a lui, dai. E poi torniamo verso casa, andiamo a mangiare al gatto e andiamo a dormire. E domani è un altro giorno. Un'altra giornata. Ah, non ci parla più? Sì, sì. Ah no, io. Io. Charlie. Charlie. Vabbè. Niente. Ha gli occhiali. Giacchetta di pelle nera. Fa tatuaggi. Si chiama Charlie. Ah, allora si chiama Charlie, certo. Ci fanno impazzire. Tutto chiuso.
Signora, è chiuso? Close. Ok. Ok, va bene. Ci sono i lupi. Attenzione, cani e lupi. Scappiamo. Ogni volta che arriviamo qua. Senti il lupo. Andiamo al parco, vediamo chi c'è al parco. Il porco, ci sarà. Qualche porco al parco? De nada, niente, non c'è neanche un'anima viva e neanche un'anima morta. Però ci spariamo una bella pallina di Virtua Fighter. Gaccia gaccia, è uno da quel lato. Kattemiruka. Au! Ci sono i lupi. The Wolf. Che? Ah, Lao Chan. Bello Lao Chan, il padre di Pai Chan. Il maestro del Koen Kan. Basta. Cambiamo. Altro distributore. Facciamo tutte e due, no? Guarda che c'è. Fuori uso. Gaccia. Ikai. Attenzione ai lupi, Rio. Fai molta attenzione ai lupi. Vediamo. Gaccia. No, abbiamo preso quella cosa spa. No, mizia. Dobbiamo riprovare per forza. Qua i personaggi di Sonic vogliamo. Vogliamo Sonic. Ma che mi dai? Ancora? Di nuovo? Non lo voglio questo. Dobbiamo riprovare di nuovo. Ma non mi ricordo se qua si potevano scambiare. Forse nel 3 sì. Mi pare anche nel 2. Ma nell'1 mi pare di no. Mi pare che non si possono vendere. Se non mi ricordo male. Oh, ma vediamo. Sono già. Sonic! Grande lui. Grande Korewa. Dai, riproviamo. Sonic 1. L'ultima, poi basta. Poi ce l'andiamo. Promesso. Gaccia. Che poi in realtà in Giappone quando ci vado non compro mai gaccia. È difficile che ci metto 400 yen. Ah, guarda che è. Espio, non mi ricordavo il nome. È di Sonic, quello là, picchiaduro. Basta. Difficile che io compro gaccia in Giappone. Non lo so, per me boh, hanno un prezzo alto rispetto. Cioè io con gli stessi soldi in pratica, se mi metto a girare, trovo cose migliori da mettere in collezione. Poi gaccia comunque è troppo dispendioso. Quindi molto expensive. Ok, le Misha Miao. Vediamo Misha Miao. Vediamo il lattuzzo. E per oggi abbiamo finito. In game continuiamo un altro po'. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina in più oggi. Almeno quantomeno andare a letto, quindi. E salutarci. Ci vediamo al prossimo episodio. Ovviamente ci avviciniamo al Natale. Quindi si avvicina il periodo natalizio. E lo facciamo ora. Cercherò di avanzare di giorni anche mentre non sono in live, in modo da avvicinarci ai giorni del periodo natalizio anche in game. Quindi non farò niente, farò scorrere solamente i giorni per avere comunque un equilibrio di, ovviamente, per la data natalizia con quella nostra. Oggi è il 21 da noi. Vediamo se riusciamo ad essere 21 anche nel gioco. Vediamo.
Non è facile perché comunque la tempistica è lunga e mi pare che il tempo avanti non si può portare in game. Quindi se mandavamo il tempo avanti, c'era però un trucchetto, mi ricordo. Forse solo nell'emulatore si poteva fare. E salviamo, salviamo, salviamo qua. Ok. Ok, facciamolo dormire. Che oggi piove? Questo mi sta dicendo? Mi sa di sì, mi sa che oggi piove. Ok, ragazzuoli, io vi saluto, vi lascio qui. Questa è la fine del nostro episodio. E vi ringrazio, commentate, lasciate qualche like e ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!